sono accarnita, ho preso queste scarpe, ve le ricordate? Le scarpe più brutte del primo posto e ora le brucerò. Fiamme, venite a me! Bruciate! Brucia, brucia, brucia! Infatti sono bruciando, sono diventate tutte fuoco, di color fuoco brillante. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua, yeah. Nuovo video! Yeah. Grandissima richiesta! Grandissima richiesta! Capita dolce e amara! Eccoci qua, un nuovo video della sezione i più brutti. In questo caso non sono più i più brutti di Carlita, ma finalmente i più brutti di Nancy e basta, non se ne poteva più. Abbiamo già fatto i vestiti più brutti di Carlita, i vestiti più brutti di Nancy, abbiamo già fatto l'ultimo video che era le scarpe più brutte di Carlita, che poi non erano brutte ma erano bellissime. Bruttissime! Comunque ho bruciato quelle lì, l'avete visto? Avete visto, le bruciate. Vi lasciamo tutti i link dei video vecchi nel box informazione. Questa serie di video vi piace tantissimo. Noi siamo felicissime. Soprattutto oggi che devo dire le scarpe più brutte. Non sarà divertente. Sarà divertente. Quando lo faccio io è più divertente. Perché le due sono orrende, orrende, orrende. I got the power. Got the power. Oggi mi sento proprio fantasticamente bene. Quindi ragazzi, siamo gemelline. Sì. Si sta meglio. Abbiamo la maglia che vi abbiamo mostrato nell'ultimo video haul, shopping di acquisto, ho detto bene la parola haul, che appunto degli acquisti che abbiamo fatto di recente ci siamo messe la stessa maglietta. Sei troppo carina, ma io sono più shabby chic di te. E tu sei nonnina, ovviamente. Ragazzi, vi chiediamo un bel pollice in su per questo video, è vero Nancy? Sì, se raggiungiamo 10.000 like come lo scorso video, faremo subito le scarpe più brutte di Carlita Dolce, le borse più brutte di Carlita Dolce. Oddio, ho già deciso tutto io, no? Perché le scarpe io ne ho mostrate solo poche, ne ho sono tante altre, oppure le borse. Quindi le vuoi fare una seconda parte delle scarpe più brutte di nuovo. Ho sempre le due borse più brutte. Ho sempre, cioè, quindi come fate? Qualunque cosa decidete, io lo prendo a queste feste. Mi raccomando, lasciateci tanti like, tanti pollici in su, anche il video precedente abbiamo raggiunto 10.000 like. Grazie, in grazie. Pochissimi giorni, quindi veramente vi ringraziamo tantissimo, andiamo tanti baci, siamo felici di divertirci assieme a voi e di scherzare un pochino. Perché sei così? Allora, appena preso un tè e un caffè, perché proprio mi stavo addormentando, però praticamente mi sento proprio... Ora mi rovino. Io e te 10.000 per queste cose, queste scarpe sono un po' vecchie però. Ah, ti puoi mettere le mani avanti, no? Allora, Nancy è una nonnina e adesso ve lo dimostrerò dalle sue scarpe. Oddio, fanno schifo queste scarpe, mi dovete credere. Basta, dai, è finita per te, iniziamo subito. Quinto posto, le scarpe più brutte di Nancy. Tata! Ma che sono ste robe? E poi tu sei quella che era fine, era elegante. Gli scarponi per andare a zappare la terra, questi sono. Allora, questi sono basta. Della mia adolescenza. Che c'è? Adolescenza che te li sei messi fino all'altro ieri. No, ragazzi, le credete la bugiarda cronica? Sono carine, sono delle scarpe da ginnastica che si possono utilizzare. Ma anche in... Allora, queste qua sono praticamente c'hanno dentro la zeppa, sono proprio quelle orde che c'ho. Perché? Che per noi bassine. Diciamo, io faccio devo fare io. Queste scarpe hanno la zeppa dentro perché lei, dato che è una corta, è una nana proprio, una gnoma, allora si mette queste scarpe con queste zeppe e praticamente si sente che lei è più alta, ma l'effetto è bruttissimo perché praticamente sembra un piedone ed è brutto, è antiestetico, quindi secondo me è meglio una scarpa più bassina, fa niente che sia bassa, però che questo fatto antiestetico cioè si capisce che ci sta il trucco. Comunque poi a parte questo sono brutte che sono enormi. No, invece mi piace. Cioè, ma che tu queste fine, no basta, queste proprio io adesso entro quando sto sportiva. Io non mi importa di niente, io adesso le prendo e le vado a buttare. Ma non ci butto, no, queste le butto, non voglio neanche consumare il fuoco e la benzina, butto, come se hanno 10 anni queste scarpe. Sì, ma le mi sono prima ieri, se non le vado a buttare metto pure domani, basta, via. Sì, quarto posto delle scarpe più brutte di Nancy, scusate le sparizioni. Eccole qua, queste sono le scarpe della nonnina estiva, cioè diciamo quella che è proprio la nonnina, sapete che l'estate esce e va a prendere un pochino di sole la mattina, di zucculino pere, come diciamo qua dalle mie parti. Ecco qua, ma se andate a pescare per i verti storici. No, ragazze, vi giuro, queste le ho comprate l'anno scorso, non sono vecchie, ve lo giuro. Cioè sono orrende queste scarpe, sono praticamente fatte qua di zocco, non so cosa sia. E poi c'ha tutte le cose dorate, proprio tu che odi il dorato, come hai potuto comprarti queste scarpe e indossarle anche per
perché io mi ricordo che tu le indossate, quindi non le darà male sulla spiaggia. Ma pure sulla spiaggia però le indossate, ste robe al piede, madonna mia, sono scene. Sei tanto fine, mi vai a cadere sullo zoccolino giallo dorato. Non passa andare in moda lo zoccolino. Prendiamole proprio in pensione se state via. Mi sta distruggendo tutte le scarpe. Sì, perché voglio mostrare l'angio e spero che si rompano e si disintegrino. Terzo posto delle scarpe più brutte, ta-da! Queste sono della nonnina Rocco. Queste me le regalate a mia mamma, è colpa sua. Ma tu però te le sei messe, potevi anche rifiutare il suo regalo. Queste sono praticamente delle ciabatte, pantofole, sempre zuccoline, che Nancy si usa praticamente per casa, fortunatamente non ci esce. Anche se forse qualche volta l'hai indossata, Nancy ha avuto per uscirci, no. Tipo per andare a comprare il pane, per la girata, Nancy a camminare per strada con queste ciabatte. No, tipo sono praticamente orrende, perché anche se sono fucsia, se non piacciono, mi dovrebbero piacere che sono fucsia, ma è lo stile, questo stile fatto così, che è proprio di ciabatta proprio da ospedale, non lo so, veramente, se erano bianche erano le ciabatte delle infermiere. Sono le pantofole antistupro. Sì, è vero, le pantofole antistupro, poi le ciabatte delle infermiere. Ciabatte antistupro, nonnina Rock, sai quella, la nonnina che vuole essere un po' più colorata. Però sono comode, eh? Sì, ma infatti, ma secondo me se non te le metti e stai scalza, sei ancora più comoda, lo sai? Sì, vabbè, cattiva. Ragazze, cosa dite? Queste le buttiamo proprio, ma non ci pensiamo proprio su, io direi proprio via! Rotte pure queste. Secondo posto delle scarpe più brutte. A Nancy, ragazze, piace il colore azzurro Tiffany. Turchese, che lei poi chiama azzurro Tiffany. Praticamente, che cos'è? Bruttissime, queste sono carine. Ma che sono brutte, cioè sono. Queste sono le scarpe di una dodicenne, che sapete, me la mia nipote che ha 13 anni te le tira dietro perché dice che sono ste robe. Cioè veramente sono scarpe azzurro Tiffany. Sì, ma sono orrende, sono tipo le scarpe della Fatina. Sai, la Fatina turchese, ecco, volevi fare Nancy turchese con queste scarpe, non lo so. Veramente, ragazze. Poi, solito trucco, la smetti di metterti queste scarpe con sto rialzo. Sei nana, non è basta. Non sono nana, non sono nata a basta. Cioè, sai questo trucco di mettersi la scarpa con il rialzo? Ma fai, scendi, mettiti dei trampoli e fai prima, non è lo stesso trucchetto che ormai ti abbiamo sgamato. Ormai le ragazze quando ti incontreranno per strada guarderanno i tuoi piedi per capire se c'hai il rialzo. Ma come se basta da vicino? Come se fai, non mi hai detto. No, ma comunque, ragazzi, il problema è queste scarpe, non è solo il colore, è proprio lo stile, così. Che tu vuoi mascherare la tua innanaggine con queste scarpe. Comunque, con le scarpe c'è la fatta turchina, Nancy turchina. A me piacciono, ragazze, ditelo. Guardate, che sono belle queste scarpe. Dato che queste scarpe sono Nancy turchina, le scarpe della fata Nancy turchina, adesso ora faccio una magia, scompariranno. Esatto, no, adesso per magia scompariranno. Guardate, chiudete gli occhi. Wow, tutte pure queste. E lo sparite, magia. Ragazze, proprio una roba, che queste praticamente adesso le metterò all'asta al museo delle scarpe più antiche. Proprio siamo museo delle cere, scarpe riesumate da proprio persone del 1920 1910, proprio della mia bisnonna. Eccole qua, ta-da! Ragazzi, non mi dovete credere. Quando queste scarpe sono così fini ed eleganti, mi vorrei suicidare con queste scarpe, mi devi credere? Sono orrende, allora sono orrende. Cioè sono le scarpe classico. Queste scarpe, io mi ricordo di averle viste a qualche altra parte. Tipiche scarpe da nonnina, con la punta diversa, questo canoscino, questi laccetti, questi. Guardate questi laccetti, quelli sottili da uomo. Io queste scarpe le ho viste da qualche parte, ma non ricordo. Ah sì, ecco dove le ho viste. Il film di Mary Poppins. Praticamente perfetta. Ma tu no, praticamente Mary Poppins, però stiamo parlando di un film di 60 anni fa, praticamente tu hai comprato quelle scarpe là. Sono scarpe intramontabili. Sono un orrore queste scarpe, ragazze, mi raccomando. Se pensate che queste scarpe facciano schifo, 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 non abbiate paura di dirlo nei commenti. Supportatemi, mettetemi un like per farmi capire che queste scarpe sono davvero schifo.
schifose. Meglio di scarpe leopardate. No, ma no, meglio leopardate. Cioè, scarpe leopardate. No, ragazze, fateci sapere nei commenti, ma queste scarpe sono veramente vincono assolutamente la classifica delle scarpe più brutte del mondo. Basta, via. Bruciate. Distrutto le mie scarpette così carine, così erano bruttissime, ma misto fra una nonnina disperata, una roba atroce. Ma poi mi dovevo vendicare perché tu nell'altro video certo. Avete visto quelle scarpe così orride che aveva lei? Erano bellissime, erano scarpe almeno alla moda e fashion. Ma la moda di chi? Ma... ragazze, comunque questo è tutto. Io penso di aver vinto abbondantemente come scarpe, che le mie non erano così brutte. Quindi mi raccomando, metteteci un like se vi è piaciuto il video. E se volete il video della seconda parte delle scarpe più brutte di Carlita Dolce, oppure le borse più brutte di Carlita Dolce. Ditemi voi, sono in dubbio fra queste due. Voglio fare qualche altra cosa su di te. No, basta, è finito. Fateci sapere nei commenti voi qual è l'altro video di più brutti che vorreste vedere. Lasciateci tanti pollici in su. Speriamo di avervi regalato un sorriso. Io e la Renzina vi salutiamo. Ciao. Stavo piccinando perché tu mi hai fatto domande. Dillo, dove